Desidero sinceramente ringraziare gli organizzatori per questo invito, perché l'invito mi ha portato a visitare una cittadina veramente splendida che devo confessare non avevo mai visto prima, ed era veramente un peccato, quindi sono felice di aver colmato questa lacuna. Da qualche anno, mi fa partire le slide. Da un paio d'anni ho cominciato ad interessarmi a come il nostro cervello elabora le informazioni relative al cibo. Una frase un po' tecnica per dire cosa succede nel nostro cervello quando andiamo a fare la spesa, quando ci troviamo al supermercato e dobbiamo scegliere il cibo da portare, da mettere nel carrello, oppure cosa succede quando, per esempio, andiamo al ristorante e vogliamo ordinare la cena o il pranzo. Perché il cibo? Di tutte le cose che uno può studiare. Io per 20 anni mi sono occupata del sistema motorio, soprattutto dei deficit e dei problemi che insorgono dopo una lesione cerebrale dovuta a un ictus, alla demenza, al Parkinson e così via. Perché? Questo libro, Catching Fire, che è stato anche tradotto in italiano, l'autore è un professore americano che si chiama Richard Wrangham, sostiene che il cibo, ma non in generale, ma soprattutto il cibo cotto, è quello che ha permesso all'uomo di diventare quello che è, quindi di passare dall'australopiteco all'homo erectus. Questo è potuto succedere perché l'uso del fuoco per preparare il cibo ha trasformato la nostra vita, ci ha liberato la vita dei nostri antenati, li ha liberati di molte incombenze, ha permesso loro quindi di dedicare il tempo che prima era dedicato alla raccolta del cibo, alla sopravvivenza, per cose più interessanti, per lo sviluppo delle arti, degli strumenti, dell'arte e così via. Quindi ha cambiato anche l'organizzazione della vita sociale. Naturalmente il fatto di cominciare a preparare il cibo, a cuocerlo, ha fatto sì che ci fosse una ridistribuzione dei compiti anche all'interno della comunità. E soprattutto la cosa più importante per quanto riguarda lo studio delle neuroscienze, ha trasformato il nostro cervello, perché ha permesso un apporto maggiore, significativamente maggiore, di energia. Questo è una slide un'immagine un po' complicata, ma ve la riassumo molto semplicemente. Allora, l'autore di quel libro, Richard Wrangham, non si basa solo su una teoria campata per aria, ha anche un modello animale, così si chiama, ovvero ha realizzato degli studi sperimentali con dei topolini, a quali ha dato delle diete, li ha alimentati con delle diete diverse. Allora, qua sopra, vedete, gli animali sono stati alimentati con una dieta a base di vegetali, mentre invece qua sotto, il grafico sotto, si riferisce a una dieta a base di carne. E quindi questa è la prima distinzione. Poi la seconda, una dieta vegetale rispetto a una dieta a base di carne. L'altra distinzione importante, che vorrei appunto sottolineare perché ritornerà nel corso di questa conversazione, è quella tra il cibo cotto e il cibo crudo. Nella sua ricerca, ovviamente, Wrangham cerca di dimostrare che alimentare gli animali con il cibo preparato, cotto, dà loro una maggiore energia. Quindi permette loro di fare, in questo caso, nel caso di questo studio particolare, di guadagnare peso. E così infatti è, l'alimentazione
a base di cibo cotto dà un vantaggio energetico notevole agli animali rispetto all'alimentazione non cotta. Tenete presente che questi sono dati, diciamo, con animali, che, con, in questo caso con ratti, che poi sono stati osservati in via indiretta anche in popolazioni di persone che, diciamo, per libera scelta hanno deciso di alimentarsi solamente di cibo cotto, di cibo crudo. E effettivamente si è visto che l'alimentazione a base di cibo cotto è molto più sana e protegge molto di più anche dall'insorgere di malattie e così via, che non l'alimentazione cruda di cibi non cotti. Quindi no, la distinzione non è carne versus vegetali, ma cotto versus crudo. Noi, nel senso degli esseri umani, uomini e donne, abbiamo un problema, che ce n'ha uno dei tanti problemi, è che mangiamo di tutto, siamo un po' come i roditori, effettivamente siamo in grado di mangiare qualsiasi cosa. E invece ci sono altri animali, per esempio il koala, che mangia solamente foglie di eucalipto, oppure il panda, che mangia solamente bambù. Loro sono, come si direbbe, sono chiusi, non mangiano qualsiasi cosa. Perché è un problema mangiare di tutto, essere onnivori? È un problema perché, specialmente nei paesi come il nostro, nei paesi occidentali, affluenti, ricchi, dove c'è una grande disponibilità di cibo, scegliere mette ansia, ansia vera. Quindi è, per usare un'espressione dello studioso americano Paul Rosin, ci troviamo di fronte a un dilemma, al dilemma dell'onnivoro. Ma scherzando, un altro autore, si chiama Michael Pollan, i cui libri vi raccomando moltissimo, fortunatamente, dice Pollan, abbiamo forse anche per questa ragione, proprio per affrontare il problema del dilemma dell'onnivoro, che abbiamo dovuto sviluppare un cervello più efficiente, perché dobbiamo risolverlo e affrontarlo tutti i giorni. Come facciamo? Beh, innanzitutto ci basiamo sui nostri sensi e direi tutte quante le modalità sensoriali, naturalmente in modo principalmente il gusto, l'olfatto, ma anche la vista, il tatto, l'udito. Sono stati fatti esperimenti in cui si è visto che per esempio far sentire il rumore delle patatine un po' diciamo non fresche ha suggerito ai partecipanti all'esperimento che le patatine non erano buone. Quindi voglio dire, anche l'udito vuole la sua parte, non è solamente l'occhio e la bocca, eccetera. Allora, come quando veniamo al mondo, quando veniamo al mondo, quando nasciamo, abbiamo pochissime informazioni già programmate. Diversamente da quello che si può pensare, non abbiamo gli stessi gusti che poi sviluppiamo da adulti. E ci sono due cose fondamentali. La prima è che ci piacciono i dolci. E l'altra è che cerchiamo di evitare quelli amari. Sapete il perché? Potete immaginarvelo? Perché il gusto amaro può essere associato a qualche sostanza velenosa. Quindi quando veniamo al mondo, sappiamo pochissimo rispetto a che cosa possiamo mangiare o che cosa non possiamo mangiare. E solamente dopo, crescendo, Rosin sostiene dai 16 mesi in avanti, che conformiamo i nostri gusti anche a quello che ci insegnano le persone che si prendono cura di noi, cioè i genitori,
insegnanti dell'asilo e così via. E a quel punto cominciamo a rifiutare i cibi che sono disgustosi, di nuovo il disgusto è una forma di protezione dall'avvelenamento, oppure pericolosi. Allora, vediamo un po' come nello specifico le neuroscienze, che sono appunto lo studio del sistema nervoso centrale, affrontano questo tema. Allora, queste sono delle immagini di attivazioni cerebrali in individui adulti sani, quando vengono quando assaggiano dei diversi tipi di gusti, e questi diversi tipi di gusti sono quelli che conoscete sicuramente tutti: l'amaro, l'aspro, il dolce, il salato e anche l'umami. Non so se avete mai sentito questa parola, ma umami è il gusto sostanzialmente del glutammato, del brodo, del dado da brodo. Queste sono delle aree cerebrali che fanno parte della corteccia orbitofrontale e l'insula, che fanno parte della corteccia gustativa primaria, cioè la prima stazione di elaborazione del gusto, e questa invece è un'area anch'essa frontale, dorsolaterale, che invece è associata con un'elaborazione più avanzata, che chiamiamo cognitiva, del gusto. Queste regioni sono state queste attivazioni sono state osservate somministrando diverse sostanze ai soggetti partecipanti all'esperimento e confrontate con delle sostanze senza sapore. Quindi quello che rimane in questa sottrazione sono le regioni che sono impegnate in questo tipo di elaborazione. Vediamo più nello specifico le regioni cerebrali coinvolte nell'elaborazione del gusto dolce e salato. Allora, le sostanze dolci di solito vengono considerate piacevoli, mentre invece quelle salate a quelle salate viene attribuita una valenza negativa e spiacevole. Queste attivano regioni diverse nella corteccia orbitofrontale e dell'amigdala. Orbitofrontale l'abbiamo visto anche prima, e dell'amigdala. L'amigdala forse l'avete già sentita nominare. È una regione che segnala, per esempio, la presenza di un pericolo nell'ambiente, quindi è un campanello d'allarme che qualcosa nell'ambiente può danneggiarci. Questo è un po' sorprendente, perché l'associazione gusti, sapori dolci e amigdala stride, è sorprendente. Questo dato un po' ambiguo è stato poi spiegato bene quando si è andati a studiare l'olfatto, e si è visto che il coinvolgimento dell'amigdala in realtà non ha tanto a che fare con la positività o la negatività dello stimolo dell'odore o del sapore, ma piuttosto con l'intensità. Tanto più è forte, tanto più è intenso, tanto più si attiva l'amigdala. Quindi è più che un problema di qualità, è un problema di quantità, diciamo. Adesso invece vorrei parlare della percezione visiva, perché di fatto nella nostra vita, diciamo, da Homo sapiens del 2014, che vive in questo momento, quando andiamo a fare la spesa o andiamo nei ristoranti, ci basiamo soprattutto sulla vista e semmai sulla memoria e sull'esperienza, ma certo non andiamo a piluccare, mangiare, non si può neanche toccare il cibo quando si va a fare la spesa. E per questa ragione dedicherò il resto della presentazione soprattutto alla percezione visiva del cibo.
Il primo risultato importante, significativo, è che le aree cerebrali implicate nella percezione del cibo sono diverse dalle aree cerebrali che sono attivate quando vediamo altri oggetti, mezzi di trasporto, in questo caso edifici. Questo esperimento, ai soggetti venivano presentate delle immagini di cibo e delle immagini di edifici, e si è visto che queste regioni, l'insula e l'opercolo in particolare, si attivavano in corrispondenza del cibo, ma non degli edifici. Presentazioni visive, immagini di hamburger, panini, torte e così via. Naturalmente si usano sempre immagini molto diciamo gustose, perché così si ottiene un risultato più forte. Questo invece è un altro studio, anch'esso molto interessante, perché mostra che ci sono delle aree cerebrali che sono dedicate a discriminare la presenza, cioè il contenuto di grassi del cibo rispetto, diciamo, più o meno elevato. Quindi se dai cibi ad alto contenuto di grasso sottraiamo le attivazioni della percezione di cibo a basso contenuto di grasso, ottenete queste immagini qui. E queste regioni sono nella corteccia prefrontale, mesiale e dorsolaterale, il talamo, l'ipotalamo e il cervelletto. Come vedete, questi studi, avrete notato in basso a destra, metto sempre l'autore e anche l'anno, sono studi recenti, non si è cominciato più di una decina d'anni fa. Questo è un altro studio molto importante, non è uno studio di risonanza magnetica funzionale come quelli precedenti, ma è uno studio, se volete, con uno strumento che tutti voi conoscete, cioè l'elettroencefalografia, perché è uno strumento che si trova anche in ospedale, che ha una grande può essere utilizzato per questioni, diciamo, cliniche, ma viene utilizzato anche per la ricerca. E l'elettroencefalografia, ma soprattutto questo tipo di applicazione per la ricerca, permette di, è importante non tanto per la localizzazione delle aree, quanto piuttosto per l'identificazione del tempo, del momento, diciamo, più o meno preciso in cui un certo processo mentale avviene. Ebbene, in questo studio quello che si vede è che a circa intorno a 160 millisecondi dalla presentazione di uno stimolo, di un alimento, di un cibo, un panino, un piatto di pasta asciutta, eccetera, le persone sono già in grado di discriminare, di categorizzare i cibi che sono grassi da quelli che sono meno grassi, più grassi, meno grassi. Cioè, così già a questo momento nell'elaborazione mentale si riesce già a capire, riusciamo già a percepire qual è il contenuto di grassi. Diciamo che quando mangiamo, quando mangiamo del cibo grasso, sappiamo quello che facciamo e lo sappiamo da subito. Perché continuiamo a farlo è un altro problema. Qui vi presento invece il nostro primo contributo nel campo della ricerca sulle neuroscienze del cibo. Si tratta in realtà di un database, cioè di una raccolta di immagini. Vedete, sono circa 900, di cui un terzo sono immagini di cibo, relative al cibo. Il cibo è diviso in cibo naturale, cioè che si trova in natura, frutta, verdura, così, oppure in cibo trasformato, come abbiamo visto all'inizio della presentazione quando vi ho detto dell'importanza del fuoco e del cibo cotto per l'evoluzione della specie. E in qualche modo eravamo interessati a vedere se questa trasformazione continua ad avere un ruolo e un'importanza per la nostra vita. Ci sono anche altre immagini, gli utensili di cucina, altri elementi naturali non commestibili, scene così ambientali, e questo perché quando si costruiscono degli esperimenti bisogna sempre avere anche delle immagini di controllo, e questa è la ragione per cui le trovate qua.
Per ogni immagine abbiamo raccolto dei dati relativi a diverse variabili che adesso vi presento. Contenuto calorico percepito, cioè abbiamo chiesto qual è il contenuto di questa immagine, abbiamo chiesto quanto tempo intercorre dall'immagine così come viene presentata al momento in cui secondo noi si può mangiare, il livello di trasformazione percepita, termica oppure cioè cotto oppure altri tipi di trasformazione, la valenza dell'immagine, cioè quanto è piacevole, e poi anche l'attrattività, quanto lo si desidera. E poi forse anche altre cose che adesso non ricordo. Abbiamo studiato più di 100 persone, di cui sappiamo molte cose, sappiamo quali sono le loro abitudini alimentari, se sono fumatori o no, quanti anni hanno, quanti anni di scolarità hanno e così via. Allora, il primo risultato interessante è che effettivamente noi siamo molto bravi a stimare il contenuto calorico del cibo, cioè la distanza tra il contenuto percepito e il contenuto reale è molto buona, cioè è molto corta, quindi c'è una forte correlazione. Questo lo sapevamo già perché esisteva già uno studio precedente al nostro che dimostrava questa nostra capacità, ma la cosa interessante però sta nel fatto che abbiamo diviso i nostri dati tra il cibo cotto e il cibo trasformato. Come potete facilmente indovinare, per i cibi naturali siamo particolarmente bravi, cioè siamo in grado di stabilire con una certa accuratezza qual è il contenuto calorico di elementi che troviamo in natura. Naturalmente siamo meno bravi a stimare il contenuto calorico di un cibo quando si tratta di cibo trasformato, perché qui ovviamente subentra anche l'esperienza e altri fattori che non sono più, diciamo, da trovare solamente nella, se volete, non possono essere innati perché sono fortemente culturali, d'accordo? Cioè un giapponese che venga in Italia non può, per esempio, stimare, per farvi questo è un esempio per dirvi quanto dipenda dalla cultura, dall'esperienza di ciascuno di noi. L'altra informazione che possiamo derivare da questo database, che peraltro è un open source, cioè si può utilizzare, e ce l'hanno chiesto in tantissimi anche istituti di ricerca privati, l'altra informazione interessante riguarda il colore. Noi sappiamo che il colore il nostro sistema visivo si è sviluppato, si è evoluto associando al colore verde l'acerbo e al colore rosso invece la maturazione, il fatto che la frutta è pronta o la verdura è pronta in generale. E questo perché nella natura dovete pensare non solo ai nostri progenitori, ma anche agli scimpanzé, e quindi dal punto di vista comparativo sicuramente questa indicazione rosso-verde è un'indicazione che è stata molto utile, è molto utile per poter scegliere che cosa mangiare. Quello che ci siamo chiesti è se questa distinzione rosso-verde è una distinzione che ha ancora un qualche valore nella nostra vita, perché non siamo più nella giungla, d'accordo? Allora, abbiamo analizzato le risposte che i soggetti avevano dato alla domanda quanto è attraente l'immagine di un cibo. E quello che abbiamo visto è che in generale i cibi che hanno più colore rosso, che contengono più colore rosso, sono giudicati come più attraenti rispetto ai cibi che hanno più colore verde. Quindi questi due sono considerati più attraenti rispetto a questi due qua sotto. Va bene? La cosa interessante è che questo vale ancora di più per i cibi trasformati, cioè prodotti fatti dall'uomo, come la pasta asciutta, rispetto a quelli naturali.
E come una cosa che dico sempre un po' per scherzare, che questa è una slide, è una fotografia che non mostrerò mai in Liguria, perché penso che non sarebbero per niente contenti, perché questa è pasta al pesto, come potete immaginare. Ma noi siamo anche interessati a un altro aspetto che riguarda un pochino appunto che idee abbiamo in mente del cibo. Allora, possiamo pensare per esempio a una prima distinzione appunto tra il cibo che è cotto e il cibo che non lo è, e questa è una distinzione molto importante se tenete conto che la maggior parte oramai del cibo, forse a Civitanova no, però immaginatevi, che ne so, a Milano, a New York, la gente non va più a casa a pranzo, si nutre molto di cibo già preparato, anche quando si va a fare, in qualche modo trasformato, a qualche livello di trasformazione, quando si va a fare la spesa, sempre di più si acquistano prodotti che hanno già subito un qualche grado di trasformazione. Quindi questo è un aspetto che è importante da studiare, dobbiamo capire come la nostra mente elabora questa distinzione. E l'altra cosa che è importante da studiare è quale sia l'influenza sulla percezione, sulla concezione che abbiamo del cibo in relazione alle nostre caratteristiche fisiologiche, in particolare al nostro peso. C'è una misura che si chiama indice di massa corporea, che è data dal rapporto tra la massa peso espresso in chilogrammi e il quadrato dell'altezza espresso in metri, che di solito viene utilizzato in qualche modo per caratterizzare persone diverse. Questa è una tabella appunto di indice di massa corporea. E adesso vi racconto, semplificandolo, e mi scuso per la complicazione, lo studio che ci ha permesso di identificare due caratteristiche importanti dell'idea che abbiamo noi di cibo. Allora, qui abbiamo utilizzato la stessa macchina di cui ho parlato prima, cioè un elettroencefalografo adattato per un tipo di esperimento che si chiama potenziali eventorelati. Una encefalografia registra continuamente, senza nessun riferimento a quello che succede nell'ambiente, invece potenziali eventorelati è una tecnica che permette, una metodologia che permette di misurare le nostre risposte cerebrali, cioè come le onde del cervello rispondono a degli elementi presenti in natura, a degli stimoli presenti nell'ambiente. Quindi abbiamo costruito un esperimento, sempre con individui adulti, sani, di questo tipo. Prima presentavamo una frase e la frase poteva essere una descrizione di una funzione del cibo, per esempio si mangia a colazione, oppure una frase che descriveva una caratteristica sensoriale, è dolce. E poi facevamo seguire un'immagine di un cibo che poteva essere naturale, una mela, o trasformato, la pasta asciutta, e chiedevamo se l'accoppiamento frase-immagine fosse congruente o incongruente. La mela amara è incongruente, la pasta asciutta a colazione in generale è incongruente. Va bene? Siete d'accordo su questo? Che cosa succede quando c'è un accoppiamento incongruente? Che il nostro cervello risponde con un'onda particolare, molto grande. Allora, se la mela è, e quindi più in generale il cibo naturale, è maggiormente caratterizzato da informazioni di tipo sensoriali, come io ritengo che sia e come anche altri ritengono che sia, allora questa onda, questa incongruenza dovrebbe essere maggiore quando
la mia mela viene presentata con un'informazione di tipo funzionale, perché diciamo in qualche modo è irrilevante l'aspetto funzionale per una mela, la possiamo mangiare anche a colazione, la possiamo mangiare anche a pranzo, non è un problema, d'accordo? Allora, per tagliare un po' corto, vi faccio vedere i risultati. Allora, l'altra cosa importante è che noi abbiamo studiato tre gruppi diversi di persone che avevano tre caratteristiche, diciamo, di massa corporea diverse, ovvero normali, il cui rapporto tra altezza e peso era normale, sottopeso e obesi. E che cosa abbiamo visto? Allora, nei normali, innanzitutto, normali di peso, non si riferisce al, non mi riferisco alle funzioni cognitive, si vede che per le persone appunto di peso normale le informazioni sensoriali, è dolce, è liscio, è amaro, eccetera, sono più importanti quando si tratta, quando sono attribuite a cibi naturali, alle mele, alle pere, alla banana, e così via. Mentre invece le informazioni di tipo sensoriale, si mangia a pranzo, è un alimento per uno snack e così via, sono più importanti per i cibi trasformati, la pasta asciutta, l'hamburger e così via. D'accordo? Quindi significa che i nostri concetti non sono tutti uguali per il cibo. C'è una divisione per cui appunto i cibi naturali diciamo quando pensiamo ai cibi naturali ci vengono in mente i colori, i sapori eccetera, mentre invece quando pensiamo ai cibi trasformati pensiamo più che altro a quando li mangiamo, qual è il momento giusto, qual è l'occasione e così via. Va bene? È chiaro? La cosa interessante avviene però quando andiamo a vedere queste due popolazioni di sovrappeso e di sottopeso. Cosa succede? Per il sottopeso l'informazione relativa agli aspetti sensoriali è irrilevante, non genera nessuna onda, perché per il sottopeso diciamo, evidentemente c'è un'attenzione minore agli aspetti più intrinseci al cibo e c'è una maggiore attenzione agli aspetti più diciamo sociali, più formali, più esterni al cibo. E il contrario invece avviene nelle persone sovrappeso, i quali diciamo così prestano meno attenzione, se ne infischiano degli aspetti funzionali e vanno alla sostanza e si interessano di più alle caratteristiche sensoriali del cibo. D'accordo? Questo è un dato molto interessante, molto nuovo, che dimostra come ci sia un'interazione molto importante tra la nostra mente e il nostro corpo. Noi sappiamo che abbiamo dei ruoli diversi, forse le cose adesso stanno un po' cambiando, ma diciamo storicamente le donne si sono dedicate di più alla spesa, a fare lo shopping, a cucinare e così via. E quindi ci siamo chiesti se valesse la pena verificare un po' queste informazioni e vedere se sono attuali anche in popolazioni giovani, abbiamo studiato persone tra i 20 e i 30 anni. E abbiamo mantenuto di nuovo questa distinzione tra cibo preparato e cibo invece naturale e quello che viene fuori è che i maschi desiderano molto di più i cibi trasformati rispetto a quelli naturali, mentre invece per le donne questa differenza non è presente. Quindi diciamo gli uomini provano più interesse, più desiderio per il cibo trasformato. Naturalmente l'inferenza le potete fare voi, perché non vogliono lavorare, non vogliono cucinare, non vogliono preparare per trovare le cose già pronte, però insomma questo è un risultato. Un altro risultato sempre che riguarda un po' il confronto tra donne e uomini si riferisce invece alla valutazione di cibi sempre naturali e trasformati e questo grafico vi mostra che per le donne non c'è nessuna differenza, valutano allo stesso modo i cibi naturali e i cibi trasformati,
Scusate, i maschi valutano lo stesso modo come piacevole, lo stesso modo cibi trasformati e cibi naturali, mentre invece le donne valutano come più piacevoli i cibi naturali. Quindi noi ci immaginiamo, queste sono rating, sono giudizi espliciti. È possibile che invece i giudizi impliciti, cioè quelli che si possono estorcere utilizzando alcune tecniche sperimentali assolutamente non invasive, possano dare un'informazione diversa. Ma con questo, con queste due immagini diciamo, possiamo sostenere che ci sono delle differenze tra donne e uomini, che sono differenze individuali, differenze culturali, non pensiamo che queste differenze siano diciamo genetiche o ci sia una base biologica, semplicemente si osservano perché probabilmente sono il prodotto anche della nostra organizzazione e cultura. Allora, adesso brevemente invece vi parlo di un'altra cosa che è un pochino, se volete, un pochino più così, meno scherzosa, però è importante da dire lo stesso. Ci sono diverse malattie degenerative del sistema nervoso che modificano la capacità delle persone di riconoscere il cibo, di scegliere il cibo e così via. In questa immagine qui vi faccio vedere dei dati che riguardano uno studio che abbiamo condotto con 30 pazienti con demenza, in parte con demenza d'Alzheimer e in parte con demenze focali. Le demenze sono di diverso tipo e noi le abbiamo divise. Allora, qui abbiamo chiesto ai pazienti di denominare, quindi di dirci il nome delle varie immagini presentate. E viene fuori che in generale i pazienti hanno più difficoltà dei soggetti normali della stessa età di denominare, di trovare il nome di queste del cibo, ma non solo di cibi, anche di altri elementi. Quindi quello che viene fuori è che di fatto non c'è un problema specifico del cibo, c'è un problema che riguarda in generale la capacità di recuperare i nomi delle cose, siano esse cose commestibili oppure no. Nella distinzione tra pazienti con demenza d'Alzheimer e pazienti con demenza focale, viene fuori un altro dato interessante, che il deficit è maggiore per i pazienti con demenze non d'Alzheimer. Questo invece è un altro compito in cui abbiamo utilizzato gli stessi stimoli che trovate qua e qui volevamo capire se il paziente era in grado di riconoscere la parola, quindi noi dicevamo albicocca e il paziente doveva indicare con un dito l'immagine corrispondente alla parola albicocca. E di nuovo troviamo che c'è un deficit, cioè i pazienti in generale vanno peggio del gruppo di controllo che ha la stessa età, la stessa scolarità e così via, anche se il deficit è meno grave in questo compito che nel compito di produzione che abbiamo visto prima, di denominazione. E di nuovo troviamo che i pazienti con l'Alzheimer sono meno gravi dei pazienti con la demenza focale. Non solo, ma che i cibi non sono quelli, tra tutte le categorie presentate, non sono gli elementi che i pazienti riconoscono peggio. Quindi, evidentemente è una categoria di stimoli ambientali che si deteriora un po' più tardi. Un'altra malattia che è associata con disturbi dell'alimentazione è la malattia di Parkinson. I pazienti col Parkinson possono, non so se sapete, ma possono essere sottoposti a un'operazione che si chiama stimolazione profonda del cerebrale. In inglese deep brain stimulation, che consiste nella messa a dimora in una parte del cervello
subtalamo nella profondità, diciamo, del cervello, non sulla superficie, di due elettrodi, perché è bilaterale, viene fatta da ciascuna, cioè per ciascun emisfero, di due elettrodi che vengono azionati poi dall'esterno per produrre una stimolazione che riduce i sintomi del Parkinson. È un tipo di intervento che non viene fatto su tutti, vengono scelte i pazienti, diciamo, che possono sostenerlo, e ha degli esiti ottimi, perché riduce moltissimo i disturbi motori, e quindi, insomma, dà una qualità della vita, restituisce una qualità della vita molto buona. C'è però un problema: si è osservato che dopo l'intervento c'è un aumento, un aumento di peso. Perché è un problema? È un problema perché chiaramente, anche se la stimolazione profonda permette una riduzione di sintomi motori, allo stesso tempo però appesantirsi può diventare, può generare altri problemi, diabete e così via. Quindi è un tema, è un problema che sta in questo periodo viene studiato per cercare di capire. Qui vi ho mostrato tre pazienti che abbiamo osservato noi, che dopo l'intervento aumentano di peso, tutti e tre. Questo, vabbè, era già più pesante di suo, però c'è un aumento significativo. Allora, abbiamo fatto abbiamo uno studio in corso con un gruppo di neurochirurghi e neurologi, neurofisiologi dell'ospedale Santa Maria della Misericordia di Udine, con cui appunto stiamo cercando di capire e di studiare diversi aspetti del comportamento alimentare di questi pazienti. Vi faccio vedere solo alcuni dati. Ecco, queste sono abbiamo studiato due aspetti, quello che in inglese si chiama il liking e il wanting, ovvero liking è l'impatto edonico che il cibo rappresenta come ricompensa, e il wanting è proprio il desiderio di ottenere il cibo come ricompensa. Allora, vi faccio degli esempi. Allora, abbiamo utilizzato cibi come questi, di nuovo salati e dolci, ad alta densità calorica o bassa densità calorica, perché avevamo capito dalla letteratura che potevano esserci delle differenze. Poi abbiamo presentato un'immagine alla volta, abbiamo chiesto quanto sarebbe piacevole assaggiare adesso un boccone di questo cibo. E quello che viene fuori è che dopo la DBA, dopo appunto questa operazione, si osserva un aumento per i cibi salati, sia per quelli a bassa che ad alta densità calorica, mentre invece per i cibi dolci c'è un aumento di liking solamente per quelli a bassa densità calorica. Poi abbiamo studiato il wanting, e in questo caso abbiamo chiesto con quanta voglia andrebbe avanti a mangiarlo, e di nuovo abbiamo trovato un aumento del wanting, di questo desiderio di continuare a mangiare dopo l'intervento. E di nuovo abbiamo visto che l'aumento riguarda, nel caso dei cibi salati, sia la bassa che alta densità calorica, mentre invece per i cibi dolci solamente la bassa densità calorica. Questo è chiaramente un dato che dobbiamo cercare di capire meglio, perché sembra suggerire qualcosa in una direzione specifica. Allora, però abbiamo visto anche che contano molto le caratteristiche di chi mangia, quindi cioè della persona che osserva il cibo. Quindi il peso può modificare il nostro modo di pensare al cibo. E poi abbiamo visto anche che ci sono delle differenze culturali legate all'esperienza, perché abbiamo osservato delle differenze tra donne e uomini. Io penso che sia molto importante studiare queste cose, perché dobbiamo cercare di
andare verso un'alimentazione sostenibile e anche di poter eventualmente correggere quei comportamenti che appunto sono, diciamo, inappropriati e dannosi per la nostra salute. Grazie mille per l'attenzione. Desidero solo ricordare che questi lavori sono stati realizzati insieme a tanti giovani molto brillanti che collaborano con me. Grazie mille. C'è qualcuno del pubblico che vuole fare qualche domanda? Anche curiosità, non abbiate timore, se posso rispondo. Io le chiedo una cosa, mi sembra abbastanza, almeno per quel che poco che ne so io, che il nostro cervello, come risultato di 800.000 anni di evoluzione, qui abbia detto che è questo, cioè noi scegliamo in base a quello che è più vantaggioso per la specie, a quello che è più utile per mettere da parte calorie per difenderci e per sopravvivere. Sostanzialmente detto questo, che sono cose abbastanza note, quello che chiedo alla ricercatrice è invece, noi siamo figli di 800.000 anni di evoluzione, invece la società del benessere che ci ha dato disponibilità eccezionale, direi patologica tra virgolette, di cibo, è un fenomeno estremamente breve dal punto di vista storico, quindi noi abbiamo tantissimo cibo a disposizione da pochissimo tempo. Questo crea una scollatura, crea le malattie dell'alimentazione nel mondo in cui di cibo ce n'è tanto, quello che viviamo noi, poi c'è una parte del mondo in cui questa situazione non c'è ma si va riducendo sempre di più. Da una parte questa è una cosa bellissima, non si deve morire di fame, ma noi moriamo di cibo, perché malattie per le quali moriamo sono correlate all'iperalimentazione. Allora il paradosso che viviamo, sul quale chiedo una riflessione alla ricercatrice, è questo. Da una parte siamo figli di un percorso evolutivo che ci insegna a riconoscere il cibo, ad accumulare calorie, a difenderci dalla bassa alimentazione. Dall'altra però abbiamo cambiato la storia del rapporto dell'uomo con l'ambiente perché gli abbiamo dato tantissimo cibo a disposizione, ipercalorico, per motivi di evoluzione del progresso, ma anche tante volte per motivi commerciali, e da questo nasce il problema dell'obesità e di tutte le malattie correlate. Quindi forse in questo abbiamo un progresso che è andato velocissimo e ha fregato un po' l'evoluzione che è andata lentissima, ma aveva fatto un ottimo lavoro. Grazie. La ringrazio, il suo commento in realtà non andrebbe posto a un ricercatore o una ricercatrice, andrebbe posto alle multinazionali. Allora, sono reduce da una scuola estiva di 2 settimane presso la mia università e l'ultima settimana era dedicata alle neuroscienze del cibo e abbiamo avuto la fortuna di avere per una settimana il professor Rozin, che ho citato all'inizio, che è il massimo esperto di preferenze alimentari. E alla domanda perché non costringiamo le persone a fare questo o a fare quello, giovani sono, era una scuola rivolta a giovani, a giovani studenti di dottorato, e lui ha risposto: è più facile cambiare quello che è davanti a una quello che è nel piatto che cambiare una persona. Allora, il suo ragionamento, che poi è anche quello che insomma è un po' al cuore del dibattito negli Stati Uniti, che forse diciamo è la punta più avanzata di questo delirio, questa orgia alimentare. E il punto è questo: dobbiamo fare in modo di stimolarci di meno. Allora, per esempio, una delle cose che il professor Rozin ha commentato venendo con me alla mensa della SISA è: questi piatti sono troppo grandi, bisogna utilizzare dei piatti più piccoli, perché se ci sono piatti più piccoli si mette meno cibo. E lui dice che ha
ha parlato e ha convinto i dirigenti dell'università da cui viene, e adesso nelle mense della sua università ci sono piatti più piccoli con porzioni più piccole. Allora, io non credo, a me piacerebbe molto avere un'influenza, cioè a me piacerebbe che la ricerca, ed è la ragione per cui diciamo, mi occupo di questo argomento e chiamo il mio laboratorio di neuroscienze e società, a me piacerebbe molto poter avere un impatto, che la ricerca possa avere un impatto maggiore sulla società, però ahimè non è così, perché quello che io posso fare, quello che noi possiamo fare è studiare quali sono, diciamo, i meccanismi di base del cervello e come questi si modificano al modificarsi di certe situazioni esterne. Per esempio, una cosa a cui sono molto interessata è come cambiano le nostre decisioni alimentari in base, che ne so, ad eventi catastrofici, ad epidemie e così via. Perché in quell'occasione, per esempio, noi vediamo delle modificazioni del mercato delle derrate alimentari spaventose, modificazioni che costano un sacco di soldi a tutti. Quindi, sarebbe bello poter influire direttamente, ma penso che si può fare per interposta persona, insomma, si può cercare di dare dei suggerimenti, come per esempio quello banale ma molto intelligente, appunto, di utilizzare piatti più piccoli in modo che così vengano riempiti di meno e quindi mangiare di meno. Poi, per quanto invece riguarda lo studio delle malattie metaboliche, insomma, ci sono programmi molto, molto avanzati. Non è quello di cui mi occupo io. Altre domande alla professoressa? Professor Pigliacampo, prego. Io faccio una breve domanda, pur se va fuori in tema. So però, c'è un periodo storico, diceva l'uomo era cannibale, l'uomo mangiava l'uomo. Cioè, mangiare la carne d'uomo, dice è buono, e c'è buono, buono. Adesso mi domando, la nostra psiche può vincere la fame per mangiare le radici e gli alberi? Grazie. La nostra psiche può vincere la fame per mangiare le radici degli alberi. Ah sì, ma se per questo c'è un movimento che mi entusiasma molto di colleghi, di ricercatori e anche, diciamo, semplicemente opinionisti che sta cercando di suggerire di poter cominciare a mangiare gli insetti. Perché gli insetti hanno un potere nutrizionale simile a quello di altri animali, e però c'è un tabù, si prova un disgusto molto forte, e quindi in molte culture, in molte società non è possibile proporre un piatto di formiche. Ne abbiamo parlato appunto settimana scorsa alla scuola di neuroscienze del cibo e abbiamo sentito delle relazioni molto interessanti in cui appunto si diceva che dal punto di vista, diciamo, della nostra capacità di poter elaborare, di processare questi alimenti, non ci sono degli ostacoli, il problema è proprio un problema di tipo culturale. Quindi sì, possiamo mangiare in teoria molte cose, incluse anche gli insetti. Tra l'altro, la produzione di insetti, mi è stato fatto notare, avrebbe un impatto, sarebbe molto più sostenibile di quanto non sia la produzione, l'allevamento di suini, bovini e così via.